Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dedicato a Dragon Ball Legends. Siamo con lo showcase finalmente di Goku Super Saiyan 3 Zenkai 4, ovviamente Zenkai, quindi prematuro, Zenkai preventivo, come si suol dire. Insomma, prima di iniziare mi raccomando un bel mi piace a questo video e nel caso vi ricordo magari che mi trovate in live fra pochissimo, perché proveremo a seguire magari il possibile pseudo reveal di Sparking Zero dell'Xbox Showcase. Insomma, capiremo un attimo. Detto questo però, concentriamoci su Goku terzo. Allora, andiamo a vedere un pochino lo Zenkai, come l'ha fatto cambiare, e poi lo andiamo anche a provare. Abbiamo 306.000 di streccata. Raga, io ancora non l'ho letto, quindi non so nulla, lo vedrò praticamente insieme a voi. Quindi 306.000 di strike attack, 287.000 blast attack, un'ottima strike defense e anche un'ottima blast defense. Veramente tanta roba già dal punto di vista delle stats. Abbiamo poi strike blast normalissime, special move con sempre il no switch di 3 counts, va benissimo, quando il gauge è full ovviamente. E abbiamo poi la verde che ci dà 25% danno inflitto, ok. Quando il gauge è full ci ridà una carta e ci restaura il 10% di HP. Va bene, mi sembra... non mi sembra variato, ecco, mettiamola così. Nullifica l'ultimate, ragazzi, importantissima come carta, lo ricorderete, in base al gauge. Quando il gauge è full becchiamo anche ovviamente la nullifica dell'elemento, quindi ragazzi è una shottata praticamente garantita questo qui. E anche l'anti-endurance mi sembra comunque non sia variata, giustamente, ci mancherebbe. La main ability ci pesca la carta, ci distrugge, pesca, ok, ci dà danno inflitto, ci dà draw speed di livello 1 per un ulteriore draw speed in realtà per 20 counts. Nullifica della distruzione delle carte, riduce il vanishing gate del 100% al nemico, ci ridà il nostro e quando ovviamente il gauge è full, e quindi ci permette di lanciare quella ulti veramente clamorosa. Mi sembra non variato fino a questo punto. Per il resto abbiamo queste stats, queste percentuali ovviamente normalissime. Nullifica sempre dei cover per 10 counts, attivabili per 3 volte quando entra sul campo di battaglia. E nullifica sul danno sostenuto per 10 counts, questa cosa non me la ricordavo, forse non c'era. Carica il gauge del 100% quando utilizza strike o blast. Ah, se ci sono due, vabbè, questa è una cosa che già c'era, quindi quando siamo in last stand carica direttamente il gauge quando utilizziamo una carta. Poi sempre cover, va bene, sulle strike. Poi ogni volta che utilizza strike o blast, 10% danno inflitto, 5% danno inflitto dall'ultimate fino a 6 volte, va bene. Poi, vabbè, qui mi sembra comunque invariato praticamente, quindi questi sono gli up nel momento in cui upgrade, quando lui full il gauge. Vediamo la terza unique, questa è la cosa forse più importante. Quando lancia una strike o una blast che hitta, sila uno slot del nemico, ok. La carta silata non può essere utilizzata per 10 counts, vabbè, tantino. 5% danno inflitto, quindi come debuff per 5 counts, pochissimo, sono onesto. E quando entra sul campo, quando il nemico in realtà performa un cover change, quando lui entra sul campo di battaglia, restore di 30 key e 20% danno inflitto. Vabbè, mi sembra tranquilla. Vediamo la quarta unique che non sfrutteremo purtroppo, ma vediamola lo stesso. Quando andiamo in changing cover, quindi è una unique sul changing cover, restiamo 10% di HP per 3 volte. Distruggiamo carte al nemico, poi gli infliggiamo meno 1 di draw speed per 5 counts. Mi sembra abbastanza tranquilla, sono onesto. E quando sono nel campo di battaglia, in base al numero di alleati sconfitti, ok, se ne abbiamo uno ci ridà 10% di HP, se ne abbiamo due ci mette un ulteriore anti-cover, giusto? Dovrebbe essere così? Sì, sì, dovrebbe essere così. Va bene ragazzi, mi sembra nulla di trascendentale, nulla di incredibile. Fortunatamente mi sembra anche che non abbia alcuna unique che ci limiti assolutamente ad avere lo Zenkai 7. Quindi Zenkai 4 ovviamente cerchiamo di farci giusto un'idea, per il resto non abbiamo incredibili percentuali a limitarci. Ragazzi, proviamolo in questo team, quindi proviamo un Red Red Green con Pan, vabbè, a supporto, Broly e poi Goku Green. Quindi ragazzi, primo match. Ci siamo, primo match con Goku Super Saiyan 3. Ovviamente ragazzi abbiamo assolutamente bisogno di farlo entrare e lanciare qualche carta, perché abbiamo bisogno di caricarci il gauge. Siamo già a farci più o meno un'idea dei danni, che non mi sembrano per nulla male, assolutamente, cavolo. Ok, non male, non male. Intanto ci siamo già praticamente caricati il gauge, quindi quasi in realtà. Quindi ottimo, ci mancherebbe effettivamente solo una carta. Tra l'altro sto notando ora che c'è questa cosa in comune fra moltissime virgolette fra Goku e Broly, che devono lanciare... Ok, perfetto, abbiamo caricato il gauge, quindi possiamo anche toglierci questo pensiero. Dicevo, cioè abbiamo questa cosa in comune fra Goku e Broly, che tra l'altro giocano molto bene assieme. Infatti non capisco il motivo per cui hanno lanciato quella videlle, vi giuro. Cioè, per me è ancora un mistero quel personaggio. Dicevo, cioè hanno questa cosa in comune che devono caricarsi il gauge tramite il lancio delle carte. Ovviamente per Broly è tutta un'altra storia, perché ne deve lanciare pochissime, veramente pochissimissime.
per caricarsi il gauge. Invece Goku ne deve lanciare sicuramente molti di più. Non mi ricordo quante ne erano, ma avevamo quantificato tipo una media di... oddio, io qui potrei fare addirittura una cosa, sapete ragazzi? No, non la voglio fare. Non la voglio fare come giocata, non me la sento ancora. Non me la sento. Piuttosto, lanciamo un po' di carte con Broly, ecco. Perfetto, lanciamo un po' di carte con Broly. Carichiamoci il gauge e poi iniziamo a partire seriamente col match, che per il momento sta avvolgendo abbastanza a nostro favore, devo dirlo. Allora, facciamo così, perfetto. Potremmo fare volendo anche una cosa, e cioè così, e volendo provare anche a lanciare questa ulti, che anche dovesse entrare Gohan, lanciamo del tutto neutra. Vediamo un attimo quanto facciamo. Ah, cavolo, non ci credo. Non ci credo mai. Peccato. Vabbè, questa qui ovviamente lanciata lanciata liscia e neutra è veramente clamorosa. Però la volevo provare un pochino, sia col buff dello Zenkai, sia proprio non per forza droppandola. Ecco, volevo capire un attimo fin dove riusciremo ad arrivare. Onesto, non male, non male, non male, non male, ci può stare. Aspettavo di meglio, sì, assolutamente, però non male. Beh, considerato comunque che Zenkai 4 sicuramente tenderà a migliorare poi con lo Zenkai 7. Comunque, per il momento, questo piccolo stress test che stiamo facendo su Goku, devo dire la verità, non mi sta per nulla dispiacendo, ma proprio per niente, ragazzi. Allora, qui cerchiamo di muoverci un attimo, fratello, perché ti vedo un po' mezzo impallatuccio. Sta un po' laggando pure, forse ecco perché. Infatti sì, assolutamente. Vabbè, vediamo un attimo se riusciamo a bloccarlo con Goku. C'ho le special musilate. Vabbè, qui ci sarebbe assolutamente da provare a rushare, anche perché me lo sto tenendo un bel posto, Rising Rush. Continuiamo comunque a vedere un attimo fin dove riusciamo ad arrivare. Mi sembra che anche a livello di danni sostenuti siamo messi abbastanza bene. In teoria noi dovremmo avere anche del neutro. Non mi ricordo come lo attivavamo e se già lo abbiamo attivato nel caso, ma dovremmo avere anche del neutro, per esempio, da sfruttare contro Ultimate Gohan. Ok, facciamoci questa verde pure, va, così ci buffiamo un po' i danni. Insomma, lo stiamo un pochino stressando il personaggio. Stiamo cercando un po' di capire fin dov'è che riesce ad arrivare. Allora, intanto speriamo di far resistere anche, perché no, questo Gohan, non lo so. Ridiamo pure un po' di HP con questo SM. Perfetto, non riesce a resistere. Ecco, cerchiamo di tenerci però questo Vegito a sto punto. Magari saltiamo continuamente. Ok, perfetto, facciamo l'ingresso in combo. Una blast, poi entriamo con Goku ed andiamo di strike. Let's go. Proviamo a vedere i danni, che mi sembrano così così, anche se effettivamente non eravamo del tutto a favore. Adesso sì, lo siamo. Ma è il fatto che non riusciamo a sconfiggere sto Vegito, che stiamo facendo un po' di fatica, onestamente, non mi fa impazzire. Ma diciamo che questo primo match, anche se l'abbiamo stressato, croce e delizia, ok da un lato, ma un po' me dall'altro. Secondo match, proviamo a vedere un pochino senza stress test, fra moltissime virgolette, come ci riusciamo a muovere col personaggio. Anche se comunque, ragazzi, stress test o non stress test, voi comunque dovete lanciare quante più carte possibili all'inizio di questo video, perché altrimenti rischiate di rimanere a piedi, ecco. Rischiate di rimanere a piedi col gauge. Ed è un peccato, perché veramente il personaggio è basato su quello. Poi, vabbè, lo potete assolutamente lasciare come last man, ci mancherebbe. E lì è tutt'altra storia, però. Allora, mettiamo la pannozza. Perfetto. Vediamo se riusciamo subito. Perfetto. Calmi così. Arretriamo. Ok. Allora, lanciamo solo questa blast, che giustamente mi deve fare il PV, il maledetto. Ecco, la volevo lanciare giusto per il gauge. Oh, ci siamo messi il neutro su sostenuto, tra l'altro. Quindi, buona questa mossa. Nel senso, non mi ricordo se già c'era, onestamente, ma mi sa di no. Però è buona questa mossa di aver rimesso il neutro su sostenuto, tipo per le prime tre volte, quando era, non mi ricordo. Comunque, per cercare di evitare, ecco, che Gogeta da Super Saiyan 4 possa fargli un gran male a sto personaggio. SM che un po' farà malino. Sì, abbastanza. Ok, ottimo, beccato. Qui magari vorrei cercare di ripartire un pochino con Goku terzo. Anche se dai, facciamo caricare un pochino sto gauge anche a Broly, perché onestamente, insomma. Ah, perfetto. Grande brolazzone, ti voglio bene pure io. Boom. Fammi caricare almeno il gauge, bro, non mi di niente.
Mi carica almeno il gauge. Ok. Abbiamo recuperato il Vanish. Let's go. Ottimo. Guardate, è un po' fastidioso con questo Broly Viola. Leggermente fastidioso, veramente. Ottimo. Ottimo, così ancora una volta. E perché mi forfetti? Cioè, che vuol dire sto forfè? Io non l'ho capito. Perché? Perché? Vabbè. Ragazzi, non lo so. Vabbè, anche quest'altra prendiamola un po' così. Anche se la prendiamo per il neutro, è molto interessante. Quindi è veramente molto interessante per dare stabilità. Giochiamoci giusto l'ultimo e vediamo come si muove. Ultimo match con Goku Super Saiyan 3. Speriamo bene. Prima di tutto di caricare il gauge. E mannaggia la miseria, con quelle carte che si sbloccano sempre nel momento meno opportuno. Vabbè, 973, purtroppo l'amico Shin ha deciso di bloccarci totalmente, quindi grazie mille. Tutta la mano mi ha bloccato, guarda. Però bel danno veramente. Allora, voglio caricare un po' di più il grigio anche di Broly, sono onesto. Abbiamo questi due che si caricano così, voglio dire. Ah, ci abbiamo un altro Goku terzo Zenkai 4 contro. Ottimo, vediamo pure i danni che ci fa contro il nostro Broly. Beh, devo dirlo, se questi sono i danni, insomma, perché Broly comunque, ragazzi, è uno dei PG forse più glass cannon di sempre di sto gioco, eh. Veramente le busca solo a mai finire. Fa danni, ovviamente, ci mancherebbe. Ma soprattutto le busca, soprattutto le busca. Però guardate che bella recovery di HP che poi si fa, eh. Veramente tanta roba. Allora, facciamo così. Perfetto, aveva provato a mettere Goku terzo. Ora sicuramente ha fatto questa mossa perché vuole provare a mettere il buon Shin. Allora, con Broly è così praticamente che si fa. Cioè, tu devi mettere dentro il personaggio che in realtà non vorresti mettere. Lo so, è strambissima come cosa. Allora, comunque si sta muovendo non male Goku. Devo essere onesto. Vorrei fare giusto un tentativo, ragazzi. Cioè, fare così, poi fare così e fare questo tentativo. Vediamo un attimo se entra. Ma mi sa che non me l'ha resettata la combo, lo sapete? Mi sa che non me l'ha resettata. No, no, me l'ha resettata. Vabbè, però lo posso dire. L'ho lanciata forse sul personaggio peggiore. Vabbè, comunque, ragazzi, quella lì, nel momento in cui voi la droppate, è una... è una kill. Cioè, una kill garantita. Veramente garantita. Però ovviamente la dovete giocare bene come mossa, ci mancherebbe. Come carta la dovete giocare bene. Allora, calmi qui. Facciamoci subito questa verde. Ma, allora, per il momento vi dico la verità. È senza infamia e senza lode, ma per quale motivo? Semplicemente perché il personaggio di base è già estremamente buono. Nel senso, già il suo lo fa, ma ampiamente. Ma perché dico questo? Semplicemente perché entra e c'ha quell'anticover e ti spara carte. Voi immaginatevi se gli avessero messo danni esorbitanti, cosa che non sto realmente vedendo. Poi c'ha la meccanica ovviamente del gauge che ti va a fare le enhance di, quindi il potenziamento della ulti, che è sicuramente la cosa più importante. Quindi quella main che toglie il vanish, più te lo ricarica, più ti dà quella shottata praticamente garantita. Insomma, sgravare un personaggio del genere a livello generale, ecco. Perché a me è parso di capire che loro che cosa hanno fatto essenzialmente. Gli hanno dato la buffata delle stats, che comunque si porta con 306.000 di strike attack, insomma ottime difese, praticamente 200.000. Però comunque le percentuali alla fine gliele hanno rimaste base. Ecco anche perché, per esempio, sia sullo Zenkai, sulla Unique 4, ma anche sulla Unique 3, di fatto noi non abbiamo quasi percentuali. Mi sembra che sulla Unique 3 c'è effettivamente qualche percentualina. Insomma, ragazzi, buon personaggio, buon Zenkai. Me lo aspettavo meglio, ma magari sì. Ma più o meno ci può stare. Bilanciato così ci può stare perché, ripeto, le sue potenzialità ce le ha e come. E poi vi devo dire la verità. Quello che mi prendo veramente da questo personaggio non è tanto l'offensiva che mi ha lasciato così così, ma la difensiva, perché l'ho visto veramente ben messo a livello difensivo per essere Zenkai 4, soprattutto poi quando vi beccate il viola contro e voi ci avete il neutro sostenuto. Quindi dal punto di vista difensivo, promosso per il momento. Dal punto di vista offensivo, situazionale ovviamente, ma nel momento in cui entra quella situazionalità sapete bene, ragazzi, che questo è un mostro, cioè questo è incontenibile. Quindi per il momento vi posso dire Zenkai promosso fa quello più o meno che deve fare. Poi vedremo se con lo Zenkai 7, se col tempo addirittura gli daranno ancora più
ancora più chance, ancora più possibilità di poter veramente splendere questo personaggio. Detto questo, ragazzi, voglio sapere qui sotto nei commenti che ne pensate, e magari nel caso vi do appuntamento in live fra pochissimo, perché seguiamo magari Sparking Zero all'Xbox Showcase, insomma, va bene? Ciao ragazzoli, vi do appuntamento a più tardi.